prima di andare a tagliare il nostro jamon, dobbiamo posizionarlo nella giusta posizione, seguire l'osso del femore e metterlo in parallelo al nostro piano di lavoro. Chiudere il nostro porta prosciutto e iniziare a tagliare il jamon nella mazza, nella parte più alta. Togliamo il grasso in eccesso nella parte della mazza prima di iniziare a tagliare. Una volta che abbiamo il nostro jamon pronto, iniziamo a tagliare la prima fetta della mazza. Al principio saliranno fette piccole e poco uniformi che andremo a posizionare nel nostro piatto alla stessa distanza per avere un piatto altamente equilibrato e molto attrattivo. Il primo problema che andremo a trovare su un jamon è l'osso dell'anca. Come soluzioniamo questo problema? Con il coltello da disosso. Andremo ad incidere intorno all'osso per staccare facilmente la nostra fettina. Continuiamo tagliando la nostra mazza. La fettina deve essere di circa 3-4 cm. Come dicevo prima, l'andremo a posizionare tutte alla stessa distanza. Sono fettine abbastanza irregolari, ma se posizionate in maniera corretta sul piatto avremo un piatto super attrattivo. In questo caso stiamo arrivando all'osso dell'anca e, come abbiamo visto prima, facciamo la nostra incisione nell'osso dell'anca e le fettine che usciranno della contra le andremo a posizionare al centro del nostro piatto e iniziamo di nuovo a partire dalla parte più stretta della mazza. Come potete vedere, non essendo fettine abbastanza uniformi, il nostro piatto rimane comunque molto attrattivo alla vista del cliente. Qui abbiamo il nostro primo piatto della mazza.